Silent Hill 3 parte 2. Silent Hill 3 parte 2. Allora, via da qui. Silent Hill 3 parte 2, arrivati a questo piano dopo mille peripezie, do un'occhiata alla mappa che è tutta nuova. Arrivato in questo piano, il piano va esplorato. Il piano va esplorato, quindi qui gioielleria, vediamo se c'è due porte. Se questa si apre. Questa si apre. Sì, si apre. E c'è un bel po' da fare. Cioè, se accende la torcia non sono solo. C'è un nemico. Oddio. Qui allora dopo. Finché non ho una pistola più grande, una pistola più... Sì, a parte che va fatto... Beh, a parte che va fatto, ok. Allora, di sopra, niente. Ci va anche così di sopra. Wow, ci va anche così? Ci vai anche così. Però per ora non mi interessa, abbi pazienza, perché queste scale mobili ferme, ho da vedere che c'è qui. A parte loro tre, non conviene ammazzarli. Però cosa c'è? Raffichi così. È aperto. E ti porta esattamente sempre di là. Guarda, se fai il giro, questi no, ma qui sei dove prima. Aspetta, hai aperto giocando con questa telecamera, e qui non sei solo. C'hai, è chiuso. Fammi vedere. Sì, ti hai fatto il giro, guarda. Qualcosa succede, niente ora, ho capito, si va da quella scala mobile nonostante c'è questo, se lo vuoi ammazzare. No, qui basta. E dai. Dai, c'è una porta qui. Poi c'è una porta qui. Una porta qui. Non andavi da nessuna parte. Questo arriva. Questo arriva. Nonostante ti lascia un po' di margine di tempo, è solo lui. Per ora non li sdraio, nemici grossi come questi, non li sdraio. Fai vedere quale mi manca. Mi levo i dubbi. Mi manca questa dietro di me. Quale? Quale? Che non ti vedo. Quale? Questo. Per scoprire che non c'era niente. Poi mi manca, veloce, tutto giù. È chiuso, bene a sapersi. E qui però si apriva. Qui però si... Ah sì, qui c'era già restato. Fammi vedere. Nonostante me ne manca un'altra, per ora va bene così. Passando ora dalle scale mobili con una telecamera che purtroppo era così, cioè ti dice, te la fai bastare. Ok, ma bisogna andare al piano di sopra. E questi quando li farò fuori? Quando? Presto, guarda, li farò fuori. Questa chiavona della luna, questo sì, lo ammazzerei. Però vedi dietro chi c'è? C'è questo. C'era anche della carne rossa in questo gioco. Tutto per portarti o di qua o di là. Non credo va in stanze per non fare niente come questa. Pochissime, in pochissime stanze non devi fare niente.
Mi vedi qualcosa? Allora, la torcetta si accendeva e spengeva, tatta, così me lo ricordo, soltanto non l'avevo equipaggiata. No? Questa è una stanza di riposo, pure ho esplorato bene, una stanza di riposo da quello grande, pure non posso interagire con niente. No, non posso interagire, credo, con niente. Se poi ho dei dubbi, qui ci tornerò. Allora, appena esco dritto, dove ti pare, appena esci, qui è chiuso, quindi mi torna mica la cosa, il tutto di sopra per mandarti qui. Ce n'è una di fronte a me, guarda, una di fronte a me. Qui. Non può aprire la porta. Solo questa. Che senso ha? Di sopra vai per fare solo questa. Non dice niente, lei non dice enigmi, non dice. Ho capito. Quindi. Luce spenta, cambia qualcosa, non cambia niente. Quindi quassù tutto niente, devi tornare giù, però se a me mi manca ancora, cosa ho nell'inventario? Un'ammoniaca, una noce? La mappa l'ho esplorata tutta, qui non ti può mandare qui senza fare niente, ti può mandare qui. Senza fare niente, assolutamente. Non dice nemmeno niente, dice, dai, torniamo via. Qui è chiuso, però. Non ho porte, ti dice, qui ci tornerai. Qui ci tornerai. Alla fine di tutto. Qui parla. Sì, qui ci tornerai. Poi, non posso far altro che vedere la mappa. Andiamo proprio via da qui. Questo è l'ultimo. Ecco, questa stanza l'ho perso. Che nemmeno la mappa te la segnava. Ecco, queste immagini ferme. Cara, la parace, lei prende qualcosa. Vedi, una chiave. Questa chiave mi serve. No, usa. No, volevo vedere che nome aveva, però. Che nome aveva? Entrati qui. Entrati qui. C'è una bevanda a salutare. Più di una bevanda a salutare. Questo è il gioco normale. A questo punto mi dai una bevanda. No, non sono da tante, ecco. Sto bene. Armi. Ricarica. Scorte. Ne ho, non avendo ucciso. 38. Perché qui, dove era sto punto? Era qui, quindi se ci andavo subito, però nemmeno ti segna che è una porta questa, Cristo. Nemmeno te lo segna. Allora, serratura è chiusa, non posso aprire la porta, quindi qui ci hai preso una chiave. Qui ci hai preso una chiave e hai preso una chiave. La serratura è chiusa, non posso aprire la porta. Dove era una porta chiusa? Io ho la mappa, quella della luna, te la scordi. Qui hai finito. Di sotto c'è una porta chiusa. Eccola, eh? Eccola qui, guarda la porta chiusa, devi andare di sotto in quella chiusa, l'unica che non è a lineettine, quindi esci fuori dal mostro. Te ne vai. Ecco,
te ne vai. Porta chiusa che è di sotto a lineettine, si era detto di sotto ancora? No, no. Passi qui e fai. Passi qui? Sì. No? Dov'era? Ah, io venivo da qui. Passi. Qui. C'è quei cani che... Questa roba. Non cani però. Guardi ancora roba. Cosa guardi? Io ho preso abbastanza. Aspetta, qui c'era gente, c'era gente. C'era gente. E di qua, guarda. Questo c'era gente grossa. Anche qui sono tasselli, sono. Guarda, è di qua. Svolta perché. È questa. Hai usato la chiave bruciacchiata e te ne vai. C'è ancora area di ristorante, c'è ancora area. Veramente ti lascia. Con poche munizioni ti lascia. Immagine ferma. Tubo d'acciaio. Questa è un'altra arma per me. Questo tubo ho l'impressione sia ancora più forte di questa pistolina. Non ho ancora provato a uccidere quelli grossi, perché ho l'impressione mi parte almeno 10 munizioni. Sono di più delle mie munizioni. Però ti dice che li puoi scappare facilmente, dai. E qui ti manda proprio in... Dove sei? E nel... Un'altra area, il tutto per trovare quella chiave della luna. Un'altra area. Parecchio labirintica, Silentile, parecchio. Labirintico, parecchio. Sei al pentagono, il vecchio, il primo pentagono della prima parte, solamente che ora è un'area molto più macabra, ma è quello in versione ancora più horror. Questo si ammazza, dai, c'ho il bastone, c'ho, vediamo quanto è forte. Almeno non spreco munizioni, però l'impressione è che con quello grosso è morto. Guarda, quando fanno la pozza è chiuso, non ti dice che non si apre. Sotto guarderò dopo, cioè, sì, dai, li ammazzo. 1, 2, 3 e 4, e 4, per ora ci sono loro. Chiuso la telecamera. Aspetta, ma queste sono porte? No, non sono porte, no, non apre niente, però qualcosa succederà. Allora, giù. Oh, che scalona! Per ora no, giù, presto. Giù c'è area di boss. Qui c'è da fare qualcosa. Io... È chiuso, ti dice. Venivo da... Qui. Io venivo da qui. Quindi è chiuso, ti dice. Questa è l'unica via che mi rimane. C'era quei due mostri. Eccoci, qui però ci va. Qui non l'avevo visto, ma ora l'ho visto. Sono porte anche un po' semi, si vedano male proprio per volere dello sviluppatore. E qui trovi roba, ho del sapone, quindi c'era anche dei bagni, mi ricordo che avevo detto non c'era da farci niente. Qui hai del sapone più l'ammoniaca. Qui c'è questa porta che mi manda. Ora lo vedo subito dove mi manda. Questa porta mi manda nell'area di qua. Perfetto, si va tutto avanti. Il gioco sta nell'esplorare tutte le mappe, che la mappa non è dritta, la mappa è storta come ora la mappa. Hai una porta accanto che nemmeno vedi, e poche volte, come a me è già successo, nemmeno la segna. Aspetta, no. Qui non c'è nemmeno la camera. Ok.
Quello ti blocca il passaggio. Poi, di qua, non posso aprire. Può spengerlo? Proviamo. Ah, mi ferma questa ventola? No. Allora, mi bloccano la strada queste. Uff, questo è un enigma. Queste mosche, queste api. Ah, questa è ancora la chiave di casa. La scorta, oggetti. C'ho ammoniaca. Con questo. Eccoci qua, accettato, l'enigma è questo. Combini questi oggetti che trovi per la strada per passare a queste, non lo so che sono, falene, api, mosche. Fa un effetto indesiderato. Ah, ho spento. È spento. Boh, accendilo, vediamo se manda. Se ora c'è passaggio, se ora c'è. Che è successo? È successo, non ci sono più. L'enigma era così, ci sono spento, gli ha fatto da ventilatore, gli ha fatto da... Esploro quello che devo esplorare. Questo, chiuso. Parecchie sono chiuse, poi se ne perdi una qui. Non ci sono. I nemici grossi d'inizio gioco ti fanno fare delle corse. Wow, 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 wow. Qui è horror puro. Con questo bastone non so nemmeno se andrà un po' meglio contro di loro. E non so nemmeno che male mi fanno. Qualcosa trovo aperta. Qui esploro indisturbato. Questo. Scarti di carne, alla carne fanno da esca per i cani. Per i cani sicuro, per quelli grossi non lo so. Qui è tutto per trovare la chiave luna, la chiave che mi manderà fuori da qui, perché l'inizio è il centro commerciale, che è questo. Assume due facce, assume due facce. La mappa alla mano. Ok, qui c'è tante porte, ma qualcosa succederà in una di queste quando poi mi suona la radio sveglia. Eccola come ora. È grosso? La ricetrasmittente. Un attimo, non ho finito di esplorare. Uno lo provo, guarda, uno lo provo. Allora, la strada ho l'impressione sia solo lì. Uno di quelli grossi lo provo. Sì, sì, qui mi manca tutta da esplorare. Quando ti manca, esplori per sfizio, no? Per sfizio. Esplori perché devi esplorare. Ok, mi dici che è strada chiusa, hai finito. Hai finito, lì segna con uno scarabocchio. Rimane questo grosso, però ti dice che se corri vai di qua, nonostante non vedi niente, nonostante... Ok, e si è aperta. Mi manda a questo punto in un altro casino dell'area, nell'ultima area. Qui. Queste porte. Guardiamo dove siamo. Il gioco è fatto, dai. Siamo qua. Che è abbastanza, il che è abbastanza. Siamo qua. Una telecamera, cani voltati, si va di qua, poi vediamo. Questo non è voltato, però c'è un bastone, tutte porte, un salvataggio, un salvataggio messo qui che salverò, salvo qui. Allora, queste porte messe all'improvviso, queste porte, qui non c'è altro per me, c'è un'altra porta. Oh, c'era qualcosa invece, un oggettino che guarda lei, e devi stare attento a prenderlo. Lo guarda, lo guarda, eccolo qui. Ah, scarti di carne? No, lo schiaccianoci, una morsa, con la morsa
qui è da usare lo schiaccianoci. Era un salvataggio più. Ci facevi altro. Questo schiaccianoci mi ha dato. C'è un gioiello, una pietra lunare, è questa la chiave. Io ho finito la chiave. E ora te la ricordi. Te lo ricordi. Combino ancora? Allora, no, io ho tanto, forse tutto, però ancora da andare. Allora, volevo finire quest'area, volevo finire quest'area, anche se forse facoltà. Questo ammazzo, guarda. Ti trovo il tasto, ti dà anche della carne. Questo sì, quello grosso, no? Mi sta facendo male, però. Un bastone, il cane è veloce. Ah, ti dice curati perché ti sta facendo male. Io mi curo. Queste. Il bastone lo sente, eh? Si rialza però. Ora prendo la pistola, eh? Si picchia anche da su a giù. Ha fatto la pozza, ha fatto la pozza. Ti dice che qui credo che hai aperto o è uno shortcut, è uno shortcut, ma palla mano che te lo dico a fare. Guarda, il tutto per andare hai aperto, ti dice, non ci hai visitato tutto, ora devi tornare se sei buono al terzo floor. Sì, sono buono, sono buono. Così, qui c'è anche i pipistrelloni, che atmosfera ragazzi, è la calma che purtroppo, questi pipistrelloni, è la calma, comunque lo volevo giocare questo gioco, lo volevo, sono giochi di altri tempi, sono giochi, ancora guardare cose, allora qui è il ritorno, questo prima non c'era, questo l'accusa bene, questo l'accusa bene. Ok, per andare passare al retro del bar, questa è una cucina, ma ce n'è un altro. Dai, se non ammazzo nemmeno questi, questi li devo uccidere. Cioè, quelli grossi no, quelli grossi no. Mi fa passare che non vedo dove metto i piedi. Quelli grossi no, perché quelli grossi, ovvero questo. Allora, oddio, è qui la chiave. No, non è qui la chiave, qui è per andare via. Fammi vedere che ti disturba troppo. È quella accanto, guarda. Qui ci ho preso tutto, qui ho finito lo schiaccianoci, ok. Devo andare di sopra di scala mobile. Salva, vai, almeno non rifaccio questo tragitto di sopra di scala mobile. E c'era la chiave lunare. Cioè, io ho l'uovo, non so se. Se mi dice combina. Cosa guardi? Oh, c'era qualcosa da vedere. Guarda, papà. Ancora in 4/3. E qui delle cose, il suo padre lo troverà dopo. Suo padre lo troverà dopo. Ma che non è il padre del gioco 1 e 2 di Silent Hill, ma è il suo padre o adottivo, ovvero. Allora, era la cosa. La mappa, dai. E qui la chiave della luna. Allora, tutto dritto ce la fa, però questo non lo ammazzo. Questo lo devo. Lo vedi questo come ti sfiora? Io l'ho subito salvato qui. Ce ne vuole due, guarda. Metti. Però questi. Fammi
fammi vedere. Non posso fare le cose. Accettato, accettato. Via, via. Non posso però fare le cose così. C'è l'enigma col boss addosso. Che male gli avrebbe fatto questo? Sì, abbastanza però. E qui raggiunge la famosa scala. Abbastanza, ma anche lui lo avrebbe fatto a me. A questo punto queste porte non interessano a nessuno. Vai tutto giù per andare giù. Questo centro commerciale c'è area di boss, di primo boss. Ci sono anche i boss. Questo gioco ce n'è 3-4 di boss. E è tutto giù. Allora, tutto questo casino per arrivare in questa scala senza fondo. In questa scala senza fondo. C'è ancora più giù. Non avresti paura a scendere questa scala senza fondo? Lei è abbastanza coraggiosa. Che figlia di, del primo uomo di Silent, del primo gioco di Silent Hill, figlia del padre di lui, dei primi due giochi di Silent Hill. A questo punto arriva tutto questo trambusto per arrivare alla base di questo posto che è all'inferno, con un'atmosfera dell'inferno, con una musica dell'orrore. Cosa ci sarà qui? Cosa ti inoltre a fare qui? Cosa ti porta alla base dell'inferno? Vediamo, lo vedremo subito. L'audio è un po' bassino, però questo boss, c'è questo boss da affrontare, schifoso e tremendo, che mi tocca. Qui non si scappa, ho un bastone. Poi devo vedere la strategia. Qui ho appena salvato, ho appena... E vediamo, allora, quando apre... Fammi vedere. Non va bene quando apre. Vediamo se intanto quando mi esce l'icona... Ah, allora va a pistola, guarda. Lei è in terra, non mi si alza. Non mi si alza da sola. Qui si deve alzare. No, così non va bene, ti dice. Allora va, vado a pistola, guarda, non lo so, volevo provare col bastone. In terra e non so come fare a rialzarla più veloce. Un'ampolla se n'è andata. Allora armi a questo punto il bastone. Bastone, non mi fido. Che strategia c'ho? Stai qui. Ma che l'avrei fatto? Lo prendo, lo prendo. Allora, quando si chiude, non è vulnerabile. Ok, stile quel boss di Dark Souls. Poi cambia posti. La telecamera, spero, mi fa vedere dov'è. È di qua. No, non te lo fa vedere. Dai, non mi arrivi qui. Però mi arrivi a distanza. Ah, siccome... Siccome le cartucce l'ho risparmiate, non ho ucciso mostri di quell'altri, te la scarico tutte a te i colpi. Col bastone era meglio, lo so, col bastone era meglio. La strategia credo che grosso modo è così. Col bastone non me la fa fare questa strategia, però la pistola è morto. Guarda, con la pistola mi va bene. Fossi stato un po' più bravo, avrei ammazzato col bastone. Non so se si poteva fare. Almeno queste cartucce le avrei risparmiate, però non badavo a spese. Tanto non ci avevo ucciso quegli altri mostri. È tornato tutto alla normalità. È tornato tutto alla normalità. Centro commerciale, come nella vita reale, come le persone normali, sei tornata da questo incubo e te devi andare ancora a casa, nonostante c'è ancora quel Mr. X che con te ti sta cercando, ti fa vedere, ah, qui non ci sono più pericoli, ti fa vedere questa via di uscita, ti fa, è come se ti fa
capire che non ti fa capire un bel niente. Ti fa capire che sì, in pratica è quello di prima, però te ne vai da qui. Si è finito, si va via di filmato. Vediamo cosa succede. Farò un'ora a parte a gioco. Dove arrivo, arrivo. Eccolo, Ari, eccolo, questo tipo la vuole aiutare praticamente. Vediamo cosa succede. I was just hired to find you. I'm not on anybody's side. I don't know anything about this. Why don't you start by telling me what happened here? And that monster, what the hell was that? I don't know any more than you do. All I know is that... Ok, anche lui è un detective, è un... Lui è una comparsa, è una spalla di lei, di Cheryl. In pratica ho ucciso il primo boss. Alla fine di tutto c'era un boss. Lei ha un passato misterioso che nemmeno lei lo sa del tutto, perché lei è convinta in questo gioco di essere figlia del padre che dopo andrà a trovare. La cosa che ho dimenticato è molto tempo fa. Anche lei è intramata con Silent Hill. Silent Hill era la città. Silent Hill è la città. Difatti. Il padre di lei in Silent Hill 2 dice Silent Hill mentre si sta specchiando ancora questo posto, perché Silent Hill, la città della nebbia perenne, nasconde molti misteri e lui in qualche modo gli vuole dare una mano, però ancora non è amico stretto, diciamo, amico. Ora si gioca la metropolitana, diciamo, nella metropolitana per andare a casa. È questo livello qui, è questo livello qui, che la meccanica è sempre la stessa, tante porte alla pieno di porte, mappa alla mano, su 50 porte se ne apre 7-8 in ordine sparso. E anche nella metropolitana non ha la mappa, spera di trovarla. Ne succedono di cotte e di crude. Questa è la strada per andare a casa, che lei inizia, che vuole andare a casa. Qui è finito. Ok, se corre si stanca, se corre si stanca. Ha il fiatone, allora parte di qua, niente. Stavo dicendo, indietro non si torna, io venivo da qua di spalle. C'è solo lui, guarda, c'è qui. Allora, qui va aperto tutto. Intanto troviamo la zona più. Ovvia, i bagni. La zona più safe, la zona che mi darà il salvataggio. Qui è lunga la cosa. Si passa anche di qua, ho capito. Però dopo volevo trovare intanto la mappa, volevo trovare... Qui non so se sono in America, non so se sono... C'è tanti telefoni ma non ne funziona nemmeno uno. Devo trovare... Allora si passa di qua. Qui si passa. Qui c'è il portiere, non c'è il bigliettaio, no, si fa come ci pare. Qui è chiuso. Ecco la mappa, la classica immagine ferma che mi mostra la mappa e le porte che sotterranee le chiamo.
ho già visitato, me le segnano, me le ha già segnate, quindi, questo è chiuso. Puoi aprire la porta, ma prima o poi qualche porta la dovrai aprire. Chiuso, chiuso, però per correttezza, chiuso. C'era una porta di salvataggio prima di scendere giù. Sto con il bastone io. Allora, di qua, di là è lo stesso, devi andare un po'. Eppure c'era una porta di salvataggio, ma mi dicevo esplorato tutto, guarda, venivo da lassù. Dai, andiamo giù, si va con il bastone. Qui ricarichi. Ho evitato tanti mostri. Ho evitato tanti mostri. Le pallottole le ho risparmiate. Anche se non si gioca così. Allora come si gioca? Non potevo ucciderli. Avevo l'impressione che qualcuno sì, potevo ucciderli, qualcuno sì, di quelli grandi, giganti, quelli fu. Non tutti, erano troppi. Uno mi sarei dovuto curare più di una volta. Due, le munizioni erano solo per qualcuno, lì erano di più di qualcuno. Ecco il salvataggio. Però questo posto è labirintoso, lo vedo labirintoso. Questo posto lo vedo abbastanza labirintoso. E dietro ho lasciato roba. Allora, guarda, prendo esattamente. Allora, qui lei dovrebbe prendere un treno prima o poi. Qui c'è il. Eccoci qua. Il tutto in questi passaggi sotterranei ancora più giù. Ok, qui. Poi lo. Non so se mi dai promemoria, se mi dà. Se ho bisogno, li rileggo se era qualche enigma, se era. Allora, qui a regola passa il treno, passa la metropolitana Alvey Street nella sua casa. Nella sua casa, inciso, anda a salutare due. Il suo indirizzo. Allora, se scendi giù, passa il treno e ti dà il game over. Ok, ti dà il game over, però va esplorato un po' tutto questi sotterranei, questi posti. C'è una porta? No, qui hai finito. Qui ci sono stato, fammi vedere. Stato chiuso, ne manca altri. Uno, due, dai, c'è un bel po' da fare. Tre, quattro. Inutile riprenderlo da lì. Inutile. Non credo. Qui per ora ci ho solo trovato due. Bevande salutare ed era d'inganno pure se ci vai la prima volta, se ci vai a caso, perché se scendi giù, metti i piedi, come metti i piedi? Nella ferrovia c'è un treno che ti porta via, in due parole. Allora, io proverei ad andare a destra e a sinistra, prima non l'ho fatto,
L'importante è esplorare tutto, poi la chiave, il resto del gioco, verrà da sé. Lei deve andare a casa, per ora non va a casa, cioè non può mettere i piedi nelle rotaie, né sui binari, perché lei deve aspettare il treno. Bergen Street, Bergen Street, questa è la sua via di casa. Ecco, quindi comunque mi conveniva passare anche di là, eh? Allora, questi due niente per ora. Tutto misterioso, è anche vero. Sì, vado anche di qua questa volta. Ho fatto male a non andarci prima. Comunque, se qualcosa non mi torna, sono in tempo ad andarci prima. Quindi di qua è chiuso, ok? Importante esplorare. Un cane giù, questi uno alla volta li fa fuori, perché dove mette i cane c'è roba da fare. Preso, hai anche della carne per tenerli buoni. Ora ho abbassato parecchio l'audio. È morto anche questo con un colpo. Ah, perché era quello di prima. Ho abbassato parecchio l'audio del gioco. C'era una carne marcia per il cane. Gliela metti qui, il cane ti va a mangiare. Praticamente, forse quando non ti vede, quando ci va. Ah, oh, ci va, guarda. No, perché ha visto me. E ora, prima l'ho preso bene a questo cane. Questo cane zombie. Ecco. Però va, ora lo prendi, mi fai anche male. Avevo la pistola, ho capito, il bastone non ha munizioni. Allora il terzo cane lo lascio laggiù. Magari nelle prossime parti alzo più l'audio del gioco a discapito del microfono. Allora, qui c'è una porta, giù non ci vado. La tua zona è in piedi, è chiuso, ti dice. C'ho da fare roba. Il cane? No, non risali più se vai qui. Hai finito. Avendo ucciso questi due cani, dopo quando aprirò, non ci sono più. Lì era zona di battaglia, mi manca altre due. Altre due. Rampe, chiamiamole. Che sono a lati opposti, e la prima volta ho sbagliato qua. Tutto su ora. Non andare nella scalinata di là, qui è mappa la mano, perché dai, ci sono stato di qua. Non ci sono stato, non ci sono stato, e ci vado. Ci vado. Per il resto, tutto si svolge nei piani inferiori, che sono questi. E qui c'è altro gioco, però. Ecco, qui ti fa vedere questo. Ho capito cosa ci vorrà, una cosa che ora non ho. Che fine ha fatto? Acceso, che fine ha fatto? Vai, mettiamo più forte. Quelle pinze dello schiaccianoci. È rotta, ok, non mi interessa. Qui c'è roba da fare in questo piano. Mentre di là si scende ancora. Vediamo cosa c'è da fare in questo piano. Forse niente, ti disorienta parecchio, perché non c'è niente. Te lo vuoi esplorare, lo vuoi. No, guarda, c'era il salvataggio e poi ti porta di là. No, guarda, mi manca a me. Perdiamo il filo. Questa scalinata di qua, che è anche troppo labirintoso. Una volta che ho fatto tutto, posso dire, mi manca di qua, me lo permette.
Qui è zona nuova per me. Fammi vedere. È assolutamente zona nuova. Ah, può da anche dalla parte di là, qui è un gran casino. Tanto c'era questo, e se lo prendi subito. Preso, dai. Se non lo prendi è un casino. Però hai un pochino di carne marcia. 5 colpi, 5 colpi a te e 0 a me. Si riposa, non si riposa. Esploro per bene, ma per bene, per trovare lui. Più lui, qui ci vuole un po' di carne. E hanno già fatto male. Aspetta, questo è il tasto. Uso questo. Uso questo in terra. Se no prendo la pistola, mi metto un po' di noi. Uno ci casca. Ecco, è già andato a mangiare. Come funziona questa carne? Intanto posso stare tutto il giorno qui. Comunque, qui è finito il tutto, però c'è ancora gioco. Quelli poi li devo ammazzare. Qui giù ancora. Giù ancora. Questo aveva un piano in più. Ecco, intanto non ho finito. È finito qui, guarda, di esplorare di là. Allora, bevande e proiettili, nient'altro, eh. Peccato, non mi dai le tanaglie. Oh, non mi dai l'oggetto per... Se qui non ci torno più, quei cani... Non ho più bisogno. Vediamo che c'è di qua. Ah, è tutto qui nel senso. Aspetta, la mappa. Qui c'è quattro robe. Due le prendi da qui e due da là. Da là c'è il lucchetto, mi sa. Qui non c'è però. Più c'è due cani. Fammi vedere qui che c'è. Oh, dimmi che c'è quella roba per le catene. C'è la roba per le catene, andiamo. La roba per le catene. Labirinto ossessivo, via di qua. A questo punto i cani non mi interessano più, salvo non mi danno noia loro. E me ne torno all'insù. Ecco, a questo punto scappo anche ai cani con qualche bastonata in più. Li avrei uccisi, li avrei. Allora, la roba con le catene era in più. C'hai anche il salvataggio. La roba con le catene era qui, guarda. Eccoci qua. Ok, devo usare quella roba. Fatto questo, speriamo. Sì, schiaccianoce, lo schiaccianoce ce la fa. Ce l'ha fatta. È aperto. Il tutto, sì. Ecco, ora volevo fare una cosa, però per non buttare quello che ho fatto finora. Qui c'è il salvataggio, sono costretto, o per precauzione, dare una salvata veloce. Non è che ho fatto tanto, però sono posti parecchio labirintosi. Però qui, ecco, ora vado giù tranquillo a vedere cosa c'è nella nuova porta aperta. Che tutto questo lei per fa questo per aprirsi la via di casa. Come mai questo è qui? Questo è qui, ora lo lascio qui. Non l'ho mai ucciso. Due sono qui e non posso, non voglio passare da un'altra parte. Passaci, ti dice. Forse se non salvavo me le metteva qui dopo. Fai il giro, guarda. Come mai preferisco sempre evitarli quelli? Perché sono un bel nocciolo da battere. Sono forti da battere. Sono. Oddio, qui è ancora roba. Ecco un treno, guarda. Un attimo, intanto guarda che c'è qui.
è finito, lo faccio bene segnare dalla mappa. Chiuso. Ok, basta, mi dici. Lì c'è quel treno, però siccome ho l'impressione sia finito, non è finito per niente. No, non è finito, guarda. Allora, guarda, fammi vedere che c'è in quel treno. Che qui l'impressione sia l'uscita per andarsene via, perché di strade non ce ne sono più. Come mai una telecamera così? È perché erano così i giochi di una volta, erano così. Questo deriva dalla vecchia PlayStation 2, salvo conversione di PlayStation 3, salvo. Ti dice, ti offre una porta, guarda, entra nel treno che è la via per casa tua, entra nel treno. Questo treno sembra morto, sembra spento. Chiuso. Oh, che c'è? Un pacco regalo. Con questa si ragiona con la doppietta. L'equipaggio, come sono messo con la doppietta? Questo treno. E ti offre altre munizioni? Sì. E poi queste porte sono illusorie. Ero sceso, salito da un'altra parte. No, no, ero salito da qui, guarda, ero salito. Mi prosegue la strada. Ops. Mi suona la lanternina. Questo è un nemico, ho l'impressione sia forte, me lo mettono dormiente. Si alza dopo, meglio andare via perché è forte. Non mi porta niente ammazzarli, ucciderli, non droppano oggetti nemici in Silent Hill, ma sprechi solo munizioni. È anche vero, non è tanto bello giocare scappando, giocare. Però ti devi fare. Devi calcolare le cose che sono, che conviene fare. Ah, si va giù ancora. Ci andrò presto, finisco l'arco. Finisco l'area che ho di fronte. Magari qui era aperta, c'era un oggettino, anche se non è, ecco, però. E mi giocavo la. Mi giocavo la soluzione, insomma. Si scende ancora in questo inferno, perché anche questo è un inferno. A questo punto, qui. Questo è lo stesso, è aperto. Ah, lì c'era quei cani di prima, allora. Se prima mi diceva che era chiuso, sì. Però nel binario più in fondo di tutti, che è questo, per andare a casa, la casa, la strada se la deve creare. C'è una porta lì. A questo punto uno può scendere. Il cane si va via perché tre cani. Sali su in qualche modo con. Ecco, mi sto un attimo incartando. Tieni, usa. Mi dai il comando per salire su, che è facile. Ecco. Sono salito su. A questo punto arriva il fantomatico treno che aspettavo io. A questo punto arriva il fantomatico treno che aspettavo io. Avevo un attimo un problemino con il comando a salire. Mi offre la strada aperta. Fammi curare che qui mi sono incartato. Sì,
ti dice ancora no. Un'ampolla, l'ampolla è la più preziosa del gioco. Dice, guarda, la strada per casa tua, ti ho aperto una porta. È qui la strada per casa tua, per arrivare da tuo padre. Questo è Silent Hill 3. È aperta. Fatto sta, la porta principale del treno non la vedo. Però, siccome qui ho aperto, mi sono trovato tre cani. Io, questo gioco conviene più scappare, ho già visto, non è un gioco di uccidi e più scappare. Ah, questi li avevo uccisi prima, questi cani, ho fatto bene levarmeli di torno. Sono, con il bastone non mi è costato tanto. Sono le munizioni che ancora niente, guarda, comunque prima o poi troverò l'entrata costeggiando tutto questo treno. Si va all'entrata principale. Veramente lei va a casa come la trama vuole che sia. E difatti a casa ci andrà ora. Ci va però se va a casa. E andrebbe tutto bene, poi sarebbe finito il gioco. Sarebbe finito il gioco. La porta te la da qui, guarda, all'ultimo. Eccoci qua, questo treno che non ci avrà nemmeno il conduttore. E questo gioco è così, la dovrebbe portare a casa a Baker Street o dove abita. Questo treno va a casa, ok? Questo treno va a casa, difatti ci va. Ma non senza sorprese, cosa ho dietro? Oh, via via, qui c'è morte certa. Dietro si apre, però c'era la morte. Qui c'è un salvataggio spiaccicato in terra come una pozza di sangue. Ok, destinazione casa, che lei è tanto che ha quelle chiavi di casa nell'inventario. È da inizio gioco che lei ha queste chiavi di casa qui. Chiavi di casa, le chiavi di casa mia, esamina. 102. A me è rosso così l'ho appena curata a lei. Ah, stato panico? Non lo so, però io l'ho curata ora. Il gioco è stato riportato bene. Grafica attuale. Questo treno, allora qui con il bastone lo puoi fare oppure scappi. Scapperei perché non mi portano a niente uccidere questi. Cioè, non un danno, poi sono due, guarda. Ora mi becco un colpo, lo sapevo. Non mi portano a niente, io non li depredo di niente. I mostri in questo gioco ho notato. Cosa guardi? Qui? Cosa guardi? Il mostro in terra? Non li depredo di niente, mi levano tante scorte, mi levano tante scorte. Allora, volevo vedere la mappa. Ah, non ha la mappa del treno. Il treno va solo dritto, va sempre dritto. Arrivati al capo stazione, si vedrà cosa succede. Sempre se c'è un capo. Guarda, io andrei via, questo è più grosso. Ammazziamoli, guarda, se no finisco di. Ah, puoi picchiare così. Che non è proprio un colpo, se no è anche un colpo di fucile, così. Questo è più grosso, è la madre che è. Finché non ho l'icona della croce che dice di curarmi. Sono esseri schifosi, fanno anche schifo a vederli, sono esseri. Ok, in questo treno c'erano loro. In ogni vagone c'è qualcosa, questo è un po' più brillante. C'è questo, che è? Niente. Zucco di frutta. Solo immondizia. Che passeggeri c'è? Oh, cartucce per doppietta. E qui c'è anche una bevanda a salutare. Grazie, dai. La doppietta la uso fra un po'.
punti ancora più impegnativi. Il treno è abbastanza lungo, ancora succhi di frutta, giornali che non leggo, si va a casa. Qui che c'è? Niente per me, niente per me. C'è quell'essere schifoso in terra che è un grassone forte. Mi costerebbe gran parte dell'inventario ammazzarlo. Te lo mettano lui che dorme, si alza piano piano. Dopo è veloce però, dopo è veloce quando si alza e fai così. Non aveva senso ucciderlo, mi sarebbe costato almeno due bevande salutari e un quarto minimo di pallottole che ho nell'inventario. Fermo restando che una volta che in terra decrepito non lo depredi di niente, cioè potevi benissimo scappare ultimo vagone, il grassone era ultimo ostacolo, il treno si ferma da solo. Non ho idea se c'era passeggero, se c'era capostazione, il guidatore. Qui è tutto. Questo è un treno fantasma, è un treno che ti dice niente, ti dice solo che sei sceso a destinazione, sei sceso, sei arrivato. Ancora sportelli? Sì, volevo vedere chi c'era per curiosità. Ah, non c'è posto per il conducente. Ti dice che il treno hai finito, ma io lo sapevo che hai finito. Sei arrivato a casa sua, Baker Street, a... E dai, dai, un'altra salvatina. C'è anche i...